Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Continua la nostra challenge su The Sims 4, vado a vivere nel bosco. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che avete il codice attivo Marucco su Pumpling trovate tantissime cose, tra cui anche questa t-shirt che sto indossando oggi, è bellissima, ma trovate tantissime cose a tema nerd, anime, manga, serie TV, Harry Potter, insomma c'è di tutto. Vi ricordo che se utilizzerete il codice Marucco avrete con i vostri ordini del calzo maggio, passate dal link qua sotto in descrizione. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E signori, eccoci di nuovo nella nostra tenuta che pian piano comincia a crescere, un po' come è cresciuto il nostro Andy. Infatti ragazzi, scopo di questo episodio è sicuramente, senza ombra di dubbio, comprare le cose per il nostro piccolino. Un lettino, un vasino, magari qualche giocattolino, magari qualche vestitino, tutto farimacconino, ma ci proveremo. Per farlo però io direi di fare... Beh, intanto il bimbo è già nato affamato e il nostro Duke sta cucinando di sua sponte un po' di robe. Spero per lui sia una porzione multipla. L'ha fatto solo per lui perché è ingordo. E vabbè, fa niente. Quindi lo mangi. Ti prego, puliscilo. E chiedo invece alla nostra Amy di cucinare un po' di funghi. Bistecche e funghi che metteremo a terra così il bambino può mangiare. Intanto il bimbo ha già acquisito l'abilità di movimento, e ci credo, e anche quella di, come dire, di comunicazione. Perché sì, qua intanto la bistecca e i funghi la vorrei mettere a terra, possibilmente, ma purtroppo fluttuano le cose sui Sims 4. E non importa, l'importante è che il bimbo abbia da mangiare. E ha già sonno. Quindi ragazzi, sì, partiamo in questo episodio essendo tanto, tanto poveri. E direi che la prima cosa da fare è prendere un piccolo lettino, proprio quello più scrauso. Cioè io ve lo dico, che è questo nel nostro caso. Lo prendiamo magari di questo colore. Un vasino, anch'esso così. E già abbiamo fatto tante belle robe. Siamo comunque poveri. E quindi fatemi vedere se qualcuno di loro riesce a farmi qualcosa. Fatemi vedere un po' lei. No, lei deve andare a letto. Il bimbo deve andare a letto. Vai pure a dormire. Il papà deve andare in bagno. Ok, però lui sta bene. Beh, allora, che ve lo dica a fare? Dobbiamo sicuramente riempire il tavolo e vendere gli altri articoli che avevamo, che sono in realtà le statue, però... Capite? Beh, esatto, e la cera. Così almeno possiamo cominciare a fare delle cose. Immagino però che... Ok, no, non c'è ancora niente da raccogliere. Qua mi servirebbe fertilizzare il tutto. Io spero per te che non abbia mangiato niente, né polli né altro. Fatemi controllare la situazione. Polli, galline, 2, pulcini, 1, perfetto. Tanto però mamma e figlio dormono. Oh, che bello, nello scorso episodio poi abbiamo messo anche le basi della casa, insomma, sono molto felice. Lui ovviamente frega cavoli di tutti gli oggetti, no, ti devi occupare del tavolo, amico mio. Ok, anche Amy sta bene, deve prendere un po' d'acqua nello stagno, raccogli acqua. E qua intanto niente, io ovviamente guardo costantemente il pollaio per il semplice fatto che vorrei... Oh, vendi il miele, allora indossa. Dicevo, vorrei giustamente avere del fertilizzante il prima possibile. Intanto lei raccoglie il miele, qua le statue le abbiamo vendute, siamo a 1700 simoleon. Oggi è venerdì ragazzi, domani andremo a Enford, probabilmente faremo un viaggio soli perché 200 simoleon è... In realtà ragazzi dovremmo andare col bimbo perché... Che dobbiamo comprare dei vestiti al bimbo, ragazzi. Perché il bimbo è in mutande, c'ha la felpa e le mutande. Cioè, ragazzi, dobbiamo comunque fare dello shopping per il bimbo. Fa niente, i capelli, la barba e quello lo faremo più avanti, ma almeno queste cose le dobbiamo fare. Anzi, in realtà, forse, probabilmente ci occuperemo, dopo la vendita, magari, dell'outfit. Sì, ragazzi, prima di prendere altre strutture... Ovviamente i vestiti li paghiamo e li aggiungiamo nelle categorie, così almeno abbiamo un po' di varietà. Facciamo così, andiamo dal... Sì ragazzi, oggi ho deciso, oggi si cambia look. Andiamo dal parrucchiere, facciamo le cose anche per il bimbo e via. Oh, i temporali, quelli belli, ma quanto mi sono mancati, Tanto lei può fare una doccia e deve anche stare attenta alla volpe. Dove sta la volpe? Eccola qua, io ti ho visto. Per colpa tua, Cenere, rischio anche di essere, come dire,
Fulminato. Chi ha la volpe in mano? Ma ha rubato il toast? Come ti permetti? Ah, ma ha rubato un fungo! Ma povera, era affamata. Vattene via, grazie. E qua, ragazzi, dovrei fare... raccogli tutto. Sotto il temporale, eh? Oh, per fortuna il papà gioca col bimbo. Meno male. Raccogli le uova e... pulisci il pollaio, ti prego, dimmi che trovi del fertilizzante. Ti prego. No. E neanche uova da cova. Uffa. Vedete che il bimbo... invece sì! Perfetto, diciamo. Vedete che il bimbo, ragazzi, ha una felpa e basta. Cioè, ragazzi, non va bene, non va bene. E fertilizza il prodotto agricolo. Dove l'ho messo? Ragazzi, ho appena buttato per sbaglio il prodotto agricolo. Non l'ho venduto, vero? Ah, ragazzi, mi sono perso il prodotto... Vabbè, fa niente. Non lo so, ma magari l'ho solo poggiato da qualche parte. Poi adesso, ragazzi, notavo che gli oggetti fluttuano su The Sims. Quindi magari ce l'ho qua da qualche parte, non me ne sto neanche rendendo conto, eh. Le melanzanine. Mieti raccolti. Eh sì. Devo farlo. E domani le vendiamo a Enford insieme alla zucca. Abbiamo insuperabile, dai. Va bene, possiamo comprare magari, visto che siamo addirittura d'arrivo, siamo quasi all'estate, magari ci prepariamo a piantare le angurie. Quindi, ragazzi, per andare a vendere tutto, prepariamoci. Facciamo conserve ai funghi, così almeno ci prepariamo con tutte le conservette. Credo andrà la mamma. Credo andrà la mamma col bambino a fare shopping. Magari compriamo due camicie anche al nostro Duke. Perché no? E il bimbo ha fame. Olè olè. Apri. Vado a fare così. E il bimbo si prende una bella porzione di funghi prima che vadano a male. Perché questi funghi vanno a male tanto velocemente. Però al momento ce ne approfittiamo. Acquisita l'abilità di immaginazione. Io qua, ragazzi, devo capire come pensiero, movimento, vasino. Ottimo, li ha tutte. Volevo capire, infatti, come un bambino potesse... Beh, il vasino, vabbè, ci sta. Qua, ragazzi, dobbiamo insegnare tutto noi. A meno che non compriamo qualche giocattolino al bambino. Potrebbe essere un'idea. Devo un po' pensarci. Indossa la tuta e raccogli la cera. Raccogli il miele. Sì. E anche qua raccogli la cera e raccogli il miele. Sarà Amy ad andare a vendere a Enford, per forza. Mentre lui, però, ci ha fatto un sacco di conserve. E io continuerei su questo punto e farei anche un po' di maionesi, già che ci siamo. Tanto il bimbo ha bisogno di fare un bagno. E qua, ragazzi, è un problema. Qua, ragazzi, è un grosso problema. Come Ilaria che ci chiama per sempre, per tutte le cose. Dicevo, qua ci serve una vasca da bagno. E qua ci serve una vasca brutta. Ma proprio brutta. Probabilmente la compriamo in paese. Qualcosa di usato. Chiediamo a qualche abitante se ha una vasca vecchia da darci per lavare il bambino. È l'unica soluzione. Posso lavare il bimbo? No, non posso. Ma tipo, se io vado qua, gioca in acqua. Oh, il bimbo che mi gioca in acqua, eh. Fatemi vedere se così funziona. Non si lava. Io ci ho provato. Togliti i vestiti. Ma come, si volgare? No. Fai così. Vai qui. Togliti i vestiti. Lavati, figlio mio, lavati. Lavati a papà. Intanto la gallina è cresciuta. Perfetto, il bimbo sta qua. No, niente. Scherza, volevo... Ho preteso troppo dal bambino. Qua intanto non posso fare altro. Va bene. No, come gallina marrone sta pensando di... Ma porca miseria. Ma venite qua. Abbiamo un gallo e tre galline. No, gallina marrone, non farlo. T'ho anche messo da mangiare, come ti permetti? Ok, intanto dormiamo. Sicuramente, ragazzi, disseminati per tutta la tenuta ci saranno i peggio minerali. Che però, come vi ho detto, sono difficili da trovare perché con tutto sto popò di alberi. E intanto, 19... Siamo pronti per fare l'ultimo raccolto prima di andare a Enford. Maledetta, t'ho vista. Che hai in bocca, papà? No, aspetta, mo rincorro la volpe. Scaccia Asher, grazie. Non farti vedere mai più, grazie. Visualizza l'inventario. Riempi il tavolo. Ragazzi, più soldi abbiamo, meglio è per i vestiti. Ma non ci credo. E allora è inutile, è fatta. 1950 simoleon. È lui che si fa anche un po' di flessioni, ma si è arrivata tardi. Io non commenterei.
ragazzi. Non tanto la canzone, fa bene, si diverte, brava lei. Ma con la tuta da apicoltore, me lo dici? Intanto qua dobbiamo raccogliere altro miele. Ottimo, ottimo. Ma l'ho fatto fare a lui senza la tuta. Che problemi ho? Ok, abbiamo rischiato. Pulisci il pollaio. Mi serve comunque tanto, tanto, tanto concime. Ma tanto, tanto, Per fortuna però è sabato. Signori, stiamo arrivando al sabato. Con sto bimbo che puzza da morire. Lo so. Lo so. Lo so a papà, bimbo, lo so. Lo so, lo so. Non so che dirti. Cioè, nel senso, adesso chiediamo magari in paese se ci danno una vasca. Di quelle del debug, ragazzi. Magari la paghiamo. Si paga tutto, vi ricordo. Però magari qualche abitante in paese ha una vasca di quelle in legno di debug che possiamo mettere qua fuori, perché dentro non ce lo possiamo permettere, per lavare il bimbo. Laveremo il nostro bimbo fuori casa. Mi pare giusto. Però, prima di andare in paese, raccogliamo tutto. Yeah! Vedo anche dei limoni da raccogliere. Bella lì. E dobbiamo anche raccogliere il miele. Qua dobbiamo anche estirpare tutte le erbacce. Urca urca. Bello lì, bello lì. Indossa la tuta e poi fai. Raccogli il miele. Fuori uno. E dai, dai, dai. 13 di miele, 14. Abbiamo un bel po' di conserve. Va tutto bene nel mondo. Pulisci il pollaio che mi serve un po' di roba. Eccolo ciò che volevo. Per le angurie che andremo poi a comprare ora a Enford e via. Uova normali 2. Giustamente nessuno fa più uova da cova. Ste galline mi odiano. E qua però ti chiedo, spruzza l'insetticida nell'aria, grazie. E qua devo fare un po' di bistecche ai funghi. Sono le 8.27, ragazzi, mangiamo, così andiamo full a Enford. Acquisita l'abilità di vasino, bravo a papà per forza. Cioè, ti devi arrangiare. Andy, mi dispiace. Tanto c'è Ilaria che mi chiede ogni consiglio possibile. Scaccia Ark, perfetto. E lei è tristezza condivisa. Per la festività terribile. E fa niente. Tanto il bimbo la sta facendo davvero tutta. Posso dirlo? Bene. E questo è a portata di mano per il bimbo. Per la mamma. E anche per il papà, ragazzi. Ottimo. Ottimo, ottimo. Tutti a mangiare. Ma qua c'è da raccogliere la cera. Porca miseria. Il bimbo, ragazzi, ce lo portiamo sporco. Sì. Ce lo portiamo sporco. Oppure facciamo così. Facciamo così. Ci penserà la mamma. Andiamo con la mamma per negozi. Facciamo così che è meglio. E ragazzi, ogni 2x3 però c'è il miele da raccogliere. Sono contento. 14. Ok. Andiamo a farci una doccia. Prendo l'acqua. Guardatela l'altra. Maledetta. Ok. Dicevo, raccolgo l'acqua. Mi faccio una doccia e si va a Enford. Vai pure. E fai una bella doccia veloce. Ora, non so bene che fiera c'è oggi a Enford. Di lama. Ok. Perfetto, ragazzi. Sono le 15. Abbiamo tutto nell'inventario? Sì. Non dovrei aver filato nulla. Vediamo un po'. Un sacco di robe da vendere. Qua lui ha da vendere. No. Signori, andiamo a fare un bel po' di dindini. O almeno lo spero. E però, ragazzi, stavo pensando una roba. E devo far così. Devo portare anche lui perché dobbiamo andare dal parrucchiere, abbiamo detto. Perfetto. Togliamo 200 simoleon e passa la paura. Ciao ciao 200 simoleon. Ciao ciao con le gambe. Ciao ciao. Allora, vendiamo i prodotti al 10%. Vediamo un po' cosa possiamo vendere. La conserva 68. 10 per 90. Direi che vendiamo bene. La fragola io la terrei per fare le conserve. Limoni ne possiamo vendere un po', fungo affascinante ne potrei vendere un paio perché ne ho tanti, maionese 38, 417, ok, signori, diventiamo ricchi. Credo, ragazzi, terrò i funghi e le fragole. Quelle sì, 3000 simoleon. Fatemi vedere però che qualcosina la dobbiamo già spendere. Contratta. Oh, contrattiamo che magari paghiamo meno. Sì. Prodotti scontati. Brava, brava papà. Devo comprare. Non posso prendere questo, ma vorrei prendere, ragazzi, come abbiamo detto, semi di anguria per 18. Perfetto. I prodotti, diciamo, stagionali li abbiamo già.
E credo non prenderò altro. A meno che non ci sia qualche frutto da piantare. La ciliegia, scherzavo, la prendo. E direi che può bastare. Ora, però notavo che non posso vendere giustamente questo, questo e la cera. Quindi ragazzi, io ci ho provato, ma li venderemo giustamente a casa nel nostro banchetto. Detto ciò, sti due ragazzi vengono qua. Guarda le vetrine. Eh sì, vengono qua insieme a guardare le vetrine, ragazzi, e comprano un po' di vestiti, che ovviamente pagheranno. Quindi, ragazzi, primo vestito che prendiamo è sicuramente un vestito per l'estate. E pensavo di prendere magari questo, ragazzi. Anche questo, per l'estate. Ma forse così mi piace di più, eh? Ok, mi piace molto questo dei licantropi. In realtà ce n'è anche un altro che mi piace, che è questo. Potrebbe essere carino. Magari lo prendiamo di questi colori o magari rosso, marrone. Ma no, verde secondo me su di lei sta bene. Un paio di scarpe estive, ragazzi, gliele prendiamo, giustamente. E non so bene cosa prendere, perché comunque siamo in una tenuta, c'è il freddo, c'è comunque il fango. E quindi in realtà prenderei un paio di scarpe così, tipo le Crocs. Poi, per quanto riguarda invece lui, prenderei sempre un altro po' di vestiti. Andrei sull'estivo, ragazzi, magari veniamo di tanto in tanto a rifarci il guardaroba, E cosa prendiamo per l'estate? Una t-shirt. Non lo farò. Sono molto tentato, ma non lo farò. Posso prendere magari questa con un fularino. E magari qua prenderei però dei pantaloni, dei pantaloncini corti, che comunque ci sta bene per stare all'aperto. Ok, magari li prendo verdi e delle scarpe un po' meno impegnative. Anche queste, magari le prendo nere. Ok, notare comunque ancora il viso, che è un po' deturpato, ma non importa. Andiamo a vedere il bimbo, così almeno lo vediamo anche meglio. Qua ragazzi ci servono giustamente dei pantaloncini, magari questi. Perché no? Anzi no, corti per l'estate. E vado a prendere magari una t-shirt per il bambino per l'estate. Quindi niente di troppo complicato. Prenderei magari una maglietta con questo. E le scarpe, ragazzi, no, servono un paio di scarpette così. Ok. Vediamo un attimo gli altri outfit, ma in realtà non ci interessano. Il pigiamino può andare bene da festa. Non ci interessa, ok, a posto. Direi, ragazzi, che per quanto riguarda i vestiti, siamo a posto così. Ovviamente loro sono andati anche dal parrucchiere, ve l'ho detto. E quindi lei si dà una piccola sistematina ai capelli. E visto che comunque d'estate c'è caldo, eccetera, non li vuole troppo lunghi. Quindi, in realtà, faremo così. Il nuovo taglio di Amy mi piace. E il taglio di Duke deve essere anche questo più corto e giustamente un po' più, come dire, ordinato. Quindi farei così. Ci sta, ragazzi, per lavorare nella tenuta ci sta. E soprattutto qua vorrei togliere anche un po' di robette. Il nostro Duke torna a respirare. E dal barbiere, ovviamente, perfetto, si fa anche sistemare la barba. E anche la nostra Amy si è cambiata. E siamo tutti molto molto felici. Soprattutto ora. Testing. Io ve l'avevo detto, ragazzi, che in realtà tutto si paga. E giustamente farei 3.685. Perché, ragazzi, sono comunque abiti di un certo spessore. Non andiamo tutti i giorni a cambiare abiti in una tenuta, ma in realtà li vogliamo belli belli, come dire, resistenti, che durino negli anni. E essendo Hanford, essendo la patria degli animali, loro si sono vestiti completamente dolce e gabbiana. E quindi in realtà direi che ci sta. Togliamo 1000 simoleon tra parrucchiere e capelli, quindi ogni volta toglieremo 1000 simoleon per il cambio look. Vi ricordo anche che giustamente qua facciamo così 200, tolgo altri simoleon, quindi in realtà 400 simoleon in più. Perché? Perché, ragazzi, ho 1400 simoleon in meno, perché adesso dobbiamo parlare qua con qualcuno
Eccola qua, Claudia Barbieri. Presentazione divertente. Eccola. Ciao Claudia, senti, giovane adulta, come la va la vita? Come si sta a Hanford? Tutto bene? Tutto a posto? Senti, io ho un bimbo che in realtà dovrei lavare di tanto in tanto e purtroppo il mio bambino non ha un posto dove far tutto. Intanto ha raggiunto il livello 2 di pensiero. Pensate un po', sta pensando costantemente a una vasca dove lavarsi. E la nostra nuova amica, ovvero Claudia, dice alla nostra Amy: guarda, in realtà noi nella nostra tenuta abbiamo una vecchia vasca, se non t'offendi te la posso dare. È un po' vecchiotta, te la faccio pagare poco. Ce la fa pagare 400 simoleon. Quindi ragazzi, noi torniamo a casa con un nuovo look, una nuova vasca e finalmente possiamo anche, beh, far il bagno al bambino. Ed eccoci tornati a casa con tanti bisogni, beh, tanti no, però va bene. Prendere la vasca dal debug e posizionarla, così almeno facciamo tutto. Eccola qua, 150 costa in realtà nel debug, però va bene così. Quindi ci è venuta tutta, 550 simoleon, passa la paura, la mettiamo vicino allo stagno, così almeno va bene. Il bimbo immagino stia benissimo. Si è lavato in nostra assenza e allora me ne andrò più spesso via. Vabbè, non importa. E vendiamo un po' tutto, speriamo di rifarci almeno dei soldi della nostra vasca. Occupati del tavolo. E facciamo, inizia la vendita. Quanto lo facciamo pagare il miele? Sono molto molto curioso di vedere quanto costa. E intanto arriva già qualcuno. Le galline stanno andando a giro. E ti chiedo, caro il mio Duke, fin tanto che noi vendiamo, di fare, raccogli le uova, pulisci il pollaio. No, va bene. Questo lo mettiamo in frigo. Questo lo ripuliamo, due uova raccolte, non sono da cova, manca a dirlo. Duke ti manda a letto, decisamente, il bimbo sta bene, dovrebbe solo mangiare, ma guardate che bello con i nuovi abiti. E mi piace molto anche Amy, se anche è stata in realtà punta dalle api, ma fa niente. Non ho visto quanto pagano per il miele. Vediamo un po', 72 a barattolo, mica male. Bravi, bravi voi, vi prego. Grazie, livello 3 di movimento il bimbo perché va a giro. Mi sembra giusto. Aspettate, apri, spero non sia variato. No. E allora, caro bimbo, no, torna fin qua. Ragazzi, lui diventerà probabilmente un culturista a furia di andare avanti e indietro. Ma abbiamo il cibo per il bimbo. E intanto stiamo continuando a vendere. La nostra Amy, sì, ha un po' di bisogni, ma dovrà avere un po' di pazienza. Guardate il bimbo come cammina, veloce veloce. Direi che per il momento mi fermo con la vendita, Vado però ad utilizzare un po' di cose, vado anche a prendere una porzione. Molto bene, poi me ne vado a letto con lei. Il bimbo, perfetto, dovrebbe dormire. Duke dovrebbe fare alcune robette, tipo una doccia veloce, quelle robe lì come al solito. Lei continua a essere punta dalle api. E in realtà non è il massimo. E ha anche mangiato dei funghi un po' scrausi. Speriamo non si senta male. Oh, e intanto guardate il pero che mi cresce. Mi cresce, ragazzi. Ed è estate. Molto bene, molto bene, molto bene. E signori, loro dormono, quindi mi occupo dei loro bisogni. E direi che nel prossimo episodio, beh, facciamo delle altre cose belle. Abbiamo 3400 simoleon. In realtà dobbiamo mettere un po' mano al frutteto, all'orto, quindi piantare nuove piante, ovviamente quelle. Queste sono tutte fuori stagione ormai, e quindi in realtà dovrei farlo tipo instant. Vediamo un po' se lui ha dei... No, li abbiamo qua. Apri, prendo le piante estive, ragazzi, e comincerei anche a piantarle tipo instant perché ci serviranno. Quindi apri il pacchetto di semi, aspettiamo che lei dorma un po', ok. Tre, i platani. Vabbè. No, ne metto solo due di platani. Non ne metto tre, ragazzi. Tre non va bene, anche perché poi sono piante queste, quindi capite bene che è un guaio. E infatti arriva l'estate, io devo estirpare tutte le erbacce, far raccogli tutto. Ottimo, 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 ottimo. Guardate anche il bimbo. Il bimbo che va a giro. Signori, direi che nel prossimo episodio vedremo un po' come muoverci. Voglio, come vi ho detto, costruire una nuova struttura. Credo di sapere cosa voglio fare. Anche in previsione del fatto che abbiamo tanto miele da raccogliere. E quindi in realtà il banchetto ora lo utilizziamo un po' di più. Vedete, dobbiamo raccogliere ancora il miele.
probabilmente so cosa andremo a fare. Per questo episodio però io vi dico che è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, vi ricordo anche che qua a schermo trovate il canale, se siete iscrivetevi anche video consigliato, e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!